c'è un altro premio che dobbiamo assegnare insieme ad Alessandro Angrisano, che invece riguarda il PAE, Premio Autori Emergenti. Anche stavolta abbiamo, come dire, collaborato con altre realtà della promozione della musica, in questo caso delle nuove proposte autoriali che infatti sono state comunque ascoltate attentamente. Scusa, devo ricordare i secondo, terzo, quarto e quinto classificato del VIC a onor, come dire, della cronaca, che sono altri quattro video che hanno colpito comunque l'attenzione della giuria. Quindi ricordo La Grande Crocifissione dei Quadra al secondo posto, Even and Odd dei The Please al terzo, Il Verme di Respiro quarto classificato, al quinto posto Domenica, Cinismi da Spiaggia di Carta Bianca, perché voglio dire, hanno partecipato, sono arrivati in finale, quindi ricordiamo anche insomma che ci sono altri partecipanti. Tornando invece al PAE, come dicevo prima, è un premio che invece vuole appunto premiare l'eccellenza nel campo delle nuove proposte autoriali. Non so se anche voi volete dire qualcosa in merito oppure leggiamo. Sì, io da parte mia dico che è stato... Perché quest'anno è il primo anno. È il primo anno che l'abbiamo fatto e siamo rimasti molto entusiasti insomma del successo che abbiamo ottenuto da questo concorso, perché ci sono state un boom di iscrizioni. L'iscrizione era gratuita per partecipare, c'era tempo fino al 31 agosto e in due settimane, perché poi è stato messo in piedi in pochissimo tempo, abbiamo ricevuto una cosa tipo 500 iscrizioni, quindi veramente tante. E anche ascoltarle tutte è stata veramente una fatica incredibile. E alla fine però è uscito il vincitore. La giuria è, come dire, si è trovata d'accordo. Dire qualcosa anche tu? Io quando c'è da parlare non mi tiro mai indietro. No, è stata una bella esperienza in collaborazione con l'ACEP, l'UNEMIA, queste due associazioni di categoria, e con la FIM. Quindi abbiamo voluto dare un contributo tangibile all'autore, che in questo caso erano anche artisti. Siamo soddisfatti di questa affluenza enorme e del fatto che abbiamo offerto un contest senza costi di iscrizione praticamente. E la commissione artistica ha selezionato su circa 500 brani pervenuti, mi pare 6 brani, e anche qui unanimemente ci siamo trovati d'accordo nel decretare il vincitore. Però tutti i brani erano meritevoli, quindi invito Verdiano naturalmente a dare atto anche agli altri. Certo. Quindi vi ringrazio. Volete essere voi a dire il nome del vincitore o lo dico io? La rappresentante di lista, che però non so se è presente. Non è presente. Questo è, può capitare, ecco. No, diciamolo, perché mentre Videoclip Italia Contest era stato un concorso chiuso con vincitore già decretato per questo secondo premio, invece era, come dire, avevamo detto che lo avremmo detto in questo momento, sì. Ecco. Allora, in tal caso magari potrebbe essere anche presente in fiera, ma in questo momento non è presente qua. Nel caso in cui fosse in ascolto via, certo, web, perché comunque siamo in streaming, la invitiamo a prendere contatto con noi al più presto, se no comunque la contatteremo domani mattina per consegnarle il premio. Potremmo leggere anche gli altri. Leggiamo gli anche altri gli altri che... 6 che sono stati 6 su 500, e comunque devo dire che io ho fatto parte della commissione artistica, ce n'erano tantissimi veramente validi. Ma purtroppo è un concorso. È un concorso e quindi alla fine deve vincere uno. Quindi secondo posto Carnegie Hall, terzo posto Acqua Cheta, quarto posto Black Beat, quinto posto Emil e sesto posto Hit. Quindi Un applauso, un applauso anche a loro. Sono i 6 che sono arrivati in finale. E anche con questo vincitore ha diritto a una borsa di studio. Ha diritto giusto? A una borsa di studio del valore di 500 euro spendibile presso gli espositori del film.